Parco Dora, capitale dello skateboarding italiano. Raga, skateiamo un po' qua, poi si riempirà di bambini e quindi ci sposteremo in uno spot super figo, ma tipo incredibilmente figo, ancora più figo di quello dell'altra volta. Troppo. Vediamo che cosa chiudiamo oggi. Let's go. Ci sarà anche Fede, tra l'altro, che è il ragazzo con cui abbiamo fatto i segreti di heel flip. Lui lo fa stra bene, andate a recuperarlo. Anche se lo sapete fare, a me ha sbloccato il modo di pensarlo dopo anni. Come on! Va bene. Bella questa, regà! Bellina! I canyon del Brasile nord-orientale ospitano uno degli animali più intelligenti del mondo. Il cappuccino barbuto. Volevi! Vole, guarda che faccia! Guarda che faccia! Non scivola per niente quel coso. Non so perché mi sono scelto sta tecnicata, però contento perché non l'ho mai fatto. E probabilmente un trick del genere avrei potuto chiuderlo solo in questo skatepark, che è un piccolo pezzo di città e offre tanti street skate spot, senza dimenticarci dei grandi classici. Josmin italiano, non lo so, c'è uno stile pazzesco, che dire. Ma comunque ogni volta, nonostante ci sia un parco incredibile là dietro, cioè ti fa skateare qua sul flat, saltando vetri, canyon e biciclette, va bene. Ma in realtà la ragione c'è, è il fatto che il parco è pieno di bambini, raga, è pieno. Possiamo stare anche qua. Stare qua? Ah, sì. E ci credo, perché nonostante i bambini, Parco Dora offre un panorama pazzesco immerso nella Torino Street. Dall'alphype enorme, anche se parecchio scivoloso, a strutture molto più creative. Se volete scoprire altri skatepark come questo in giro per l'Italia o per il mondo, potete supportare il canale con un acquisto nello shop che trovate in descrizione o in alto a destra. È un aiuto a realizzare questo mio piccolo grande sogno. Back in a bag in a bag again. Watch it, now I ain't talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slotted. Stra contento di aver chiuso Backstay Tail in così poche try, perché era da un po' che non lo provavo, quindi. Ora voglio provare un trick che non ho mai fatto, almeno non come lo voglio provare, ovvero il flip sgheppando la canadese. Vi ricordate nel video, nella seconda parte della tavola Decathlon? Ho fatto backstay 180. Ora voglio alzare un po' l'asticella e provarci il flip. Sai, da troppe settimane che ci penso. Tra l'altro, stiamo ancora skateando la Decathlon. Beh, adesso sarà 2 mesi. 2 mesi? Contando che mi duravano 3 settimane le altre. Mi è piaciuto lo scelto. Sì,
tipo, io mi trovo bene ma, e ha una durabilità incredibile, ma non mi piace lo shape. Cioè, sono arrivato alla conclusione che non, la forma non mi piace. Cioè, non mi ci trovo tanto, poi ci skate bene, come vedete, e riesco a fare tutti i trick del caso. Però non è quel feeling che avevo con altre tavole. Però basta, let's go for it. Ho paura, ma facciamolo, proviamo. Cashing in her buns, just like a wedding I'm crashing in. Hundreds on hundreds, I'm moving and grooving. She wanna cut up, I'ma slash again. Buckets on buckets, I'm switching edition. Back in my back, going back again. I'm feeling like Aladdin, yeah. I'm on a carpet, flying through orbits, ain't doing no talking. Why? Damn my body as soon as I walk and people be stalking. They loving the drip, they think I'm a boss, they gotta move cautious. Back in my duffel, I'm working a double like I'm in the office. Yeah. Telling to watch it, nah, I ain't talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got questo trick è senza dubbio quello più difficile che abbia provato dopo l'infortunio. Per chi non lo sapesse, mi sono infortunato e sono stato fermo 6 mesi senza poter fare effettivamente niente se non camminare. E mentre Fede e Joe continuavano a chiudere trick e sprunarmi, la mia battaglia diventava sempre più sanguinosa. È stato il primo trick così duro per la mia mente, ma soprattutto per il corpo, dopo il mio infortunio alla caviglia. Sia chiaro, non è il banger da nine club, ma dopo mesi che non sgheppi, gli impatti non li assorbi più come prima, ed è tutto più complicato. Ero sempre più vicino, ma sempre più stanco e frustrato. Quel giorno avevo iniziato a skateare alle 11 del mattino. Erano le 6 di sera e si erano appena accese le luci dello skatepark. Purtroppo questa è la try in cui ci sono andato più vicino. Sono veramente stanco, però so che posso chiuderlo. Ero distrutto, non avevo più cognizione di ciò che stessi facendo con i miei piedi e non li sentivo più. Anche Joe e Fede mi hanno abbandonato, giustamente, perché si era fatta una certa e non ce la facevo davvero più. Purtroppo ci siamo andati davvero vicini. Non mi è mai successo di non sentire più i piedi, ma proprio continuerei a provarlo al pranzo senza cognizione di causa di quello che sto facendo e non sarebbe molto produttivo, per cui torneremo e lo chiuderemo. We very pro. Vincere? Sono comunque contento perché ci siamo andati vicino, però rosico tantissimo, ma non riesco più a camminare. La mia voglia di tornare a chiuderlo cresce ogni volta che riguardo queste clip, per cui ragazzi fatemi sentire il vostro supporto nei commenti perché ne ho bisogno. Torniamo a prenderci questo trick. Alla prossima and keep pushing.